do a puttana, da do a puttana. Basta impennate, ragazzi, veloci. Basti fatte che belle buono su molto annanzimento, non si sangue panaroto. Piano piano. Chiudiamo il gas. Giallo, sono panaroto e sto chiamando. Scusa, scusa. Andare va, signor. Qua c'è gente che sta pisciando, ok? E mentre sono qui che sto montando questo video, vi ricordo che sto regalando il mio TM300 due tempi. Ragazzi, è semplicissimo, vi lascio la i qua in alto così andate a rivedere il video. E vi ricordo che basta commentare, condividere tutti i video con tutti, vi voglio presenti. Adesso vi lascio al video. Ieri mi hai pariato quello. Mi hai fatto il video, mi hai fatto. Perimela la Dari. Sei la mia ciaccarella, mi fai i circle quando voglio, dai. Me lo fai un circle? Oh, stesso posto, stessa ora, ragazzi. Lui non si ferma, potrebbe andare avanti all'infinito. Paracanà. Oggi, dopo un po' di giorni, realmente vi darò qualche suggerimento per impennare. Impennare una 09, un 125, quello che sia. Partiamo proprio con i dati tecnici e quello che ci serve sapere alla mano. Ci serve saper utilizzare il freno, saper capire la coppia del nostro mezzo e saper usare la frizione. Io personalmente preferisco avere una frizione regolata molto alta. Non mi cagare il cazzo che sto spiegando alla gente come impennare, che me lo chiedono sempre. In modo che così non dovete lavorare con una o due dita. Naturalmente con una frizione dura usate due dita, però deve staccare sempre alta. Un altro trucchetto, ragazzi, dato che sto provando a grattare la targa da due giorni, un altro trucchetto che userò oggi sarà quello di sgonfiare leggermente un po' la gomma, in modo da averla leggermente un po' più bassa e più stabile. Non so a quanto starà adesso la pressione perché non ho portato con me il compressore, però proviamo e vediamo se riesco a lavorare meglio. Stai imparando a guidare? Sì, sto imparando a guidare. Naturalmente, ragazzi. Ragazzi, qua mette il video porno, giusto per dirlo. Sì, naturalmente, ragazzi. TCS off, l'ABS lo stacchiamo adesso in impennato. Vado a casarmi anche un po'. No, 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 guardati. Porco di... Importante, stare in un'area chiusa dove potete stare tranquillissimi. Ora ci mettiamo qui e ci mettiamo a giocare un po' con la frizione per capire. La tecnica sta, ok, avete un 125? Sto girando adesso il video proprio per impennare. Dopo ti impegniamo anche il gillera. Eccomi qui. Noi adesso inizieremo a giocare un po' con la frizione. Se avete un 125 o un 250 potete giocare tranquillamente in prima, ragazzi, o in seconda. Invece con un 600, una 900 mettetevi in terza. Guardate, io sono a 15 all'ora. Giustamente la 09 mantiene di più. Terza, guardate, faccio così. Gas costante, 2000 giri. E capisco e vado sempre di più. E il gioco è questo qua. Cosa importante, dovete imparare ad usare il freno. Io vi consiglio di mettere la moto a folle e di controllarla con il piede posteriore e di manovrarla. Questo vi aiuta a capire la sensibilità del freno, quindi quando agisce, perché avendo l'ABS le moto moderne non hanno un freno molto prestazionale. Parlando solo riguardo alla 09, ragazzi, si alza in prima, in seconda, in terza e anche in quarta ad alte velocità. E adesso lo alzo in terza, piano piano. C'è una macchina, bussiamo. Di seconda molto tranquilli. Proviamo a 20 km orari e la manteniamo solo di equilibrio. Il gioco sta di alzarla e nel chiudere il gas. Piano piano. Chiudiamo il gas. Il gioco è quello, ragazzi, principalmente dovete fare ciò. Poi ragazzi, c'è lui che è un mostro di Satana, riesce a fare no end su questo, quell'altro, però questo è uno step successivo. Anche vedo tanti di voi impennare con i piedi sulla sella, ma è facile impennare con i piedi sulla sella. Il problema sta nel momento in cui la moto va oltre il suo punto di equilibrio, oltre il peso. Ho paura di muovermi? Ok. Se va oltre quel punto di equilibrio la moto cade all'indietro e non avete il piede sul freno o non lo sapete frenare. Questa ve la dedico a voi. Facciamo seconda, terza, quarta, quinta. Però di quinta si è abbassata brutta, avete visto? Perché non avevo gas per riprendere. Questo stradone 2 anni fa, tipo. E guardati adesso. Ti sta insegnando ad impennare. No.
Lui la impenna senza usare il gas e mi spaventa un po' a me. Ragazzi, calcolate che bisogna indossare tutte le protezioni quando fate ciò, e calcolate che bisogna mettere in conto anche la possibilità di far danni sia a voi stessi. La terza tattica. Oh, questo tombino mi ha fatto fare un saltello. Ragazzi, sto provando a grattare la targa, veramente mi manca pochissimo. Ma ho paura, la freno perché è molto oltre. Fagli vedere come si penna lo scooter, ragazzi. Peso dietro, freno in mano, ed ecco qua. Equilibrio dietro, avanti. Il gioco è quello, poi vabbè, tutto è prenderci la mano. Bussi tu o busso io? Io! E sto stronzo perché c'ho lo clacson pure brutto. Ma hai visto a me com'è? E io non ce l'ho a gas aperto, eh! Cioè ce l'ho a metà sempre! Toto! A puttana! Toto! Ammato! Fa sti fatti che belle buono su puttannanzimento! Non stiamo con panaroto! Dios mio! Me sto in cagando! È proprio scemo! Proprio scemo! One minute, 37 seconds later. Tutto è che bisogna prenderci la mano, ragazzi. Opla, un po' troppo si è alzato. Però basta tenere il freno che lo abbassi. C'è la pula. C'è la pula e lui sta su una ruota girando così. Sono dietro di me. Sì. Sono dietro di me. C'hai tutto tu! No, 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 mica non lo stiamo facendo, Sarebbe bugia a dirvelo. Avete perfettamente ragione. No, no, ma avete ragione su questo sicuramente. No, non possiamo dire nulla perché negheremo l'evidenza per prima cosa e poi... Sarebbe ridicolo. Oh, andiamo da me. Oggi siete stati ringraziati, ma se succede di nuovo e se funziona, siamo andati di giorno, non ci dà la voce. Avete perfettamente ragione. Era un raduno per stare un po' tutti quanti insieme, però non dobbiamo dar fastidio, è giusto? Ma ce lo potete dire un posto dove potremmo andare che non diamo fastidio realmente, no? Ma noi non stavamo facendo né gare né niente, però. E impennare? No, non alzo le mani, stavamo impennando, sì. Nulla da... No, 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 non si può fare. No, però se c'è un posto magari dove non possiamo dar fastidio. Solo privato, un posto privato deve essere. No, 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 avete ragione. Ammandumi. Cioè siamo là, ci fermiamo un po' là. Sei col motorino, sai? No, no, strade da per impennare là non ce ne sono tante. Cioè possiamo stare ancora insieme, però basta impennate, ragazzi, per oggi. Sì, dai, andiamo. No, oh, io non sono io, che dici? Vieni! Grande! Buona serata, ragazzi! Sta a posto! No, io non mi metto proprio nella marmaglia. Ma li sto prendendo tutti! Non ne ho scansato uno, porca vacca! Vai, un altro! Di là, di là, di là, di là! Non sapete nemmeno dove dovete andare! Che c***o andate a fare avanti allora! Correte, voglio, correte come i cazzi, correte! Giallo, sto un po' una rota e sto già mannando, sto andando a fuori tutto! Oh, oh! Bam, bam, bam.
bom, bom, bom. Ale, guarda, guarda, è impossibile. Puoi vedere un video dove la alzano in quinta? Depo, quel ragazzo è mettissimo. Normale, in quinta a 110 all'ora. Depo, l'alza. E quanto, fai lavorare la frizione, salva tu. Quello è il lavoro. Ma è solo tu, so. Ma come qui? Ragazzi, blitz improvviso a Mergellina, pattuglie fermate all'improvviso random. E vabbè, a me un amico ha provato la moto e mi ha sceso il freno completamente a pacco. E sono un po' esaurito e sfiducioso dal fatto di adesso provare a grattare la targa, perché la moto non mi dà completamente fiducia. Spero di portarla domani in Yamaha a controllare, anche perché c'è il raduno alla Nicree. Adesso provo a prendere un po' di fiducia, vediamo un po' come si comporta. Later. Scusa, andare fastidio. Oh, scusa. Scusa, scusa. Andare fastidio. Qua c'è gente che sta pisciando, ok? E che cazzo? Mi dispiace per loro.